Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro, un libro in 10 minuti. Oggi abbiamo ospite della passione Lorenzo Giroppi. Benvenuto Lorenzo. Ciao, grazie dell'invito. Lorenzo Giroppi è un giornalista freelance che si è occupato di diversi temi e ha effettuato molti reportage da tutto il mondo sull'usura, su camorra, sulle rotte dell'eroina ed è stato anche in zone di guerra, ha seguito le primavere arabe e il Donbass. Questo, Lorenzo, è il tuo primo romanzo o sei... C'erano stati dei tentativi, diciamo, di abbozzati di romanzo, però diciamo strutturato proprio e pensato come romanzo dall'inizio alla fine è il primo, È il quindi sì, è il primo. primo, sì. Allora, si intitola La linea della notte. Edito da Rizzoli, magari se vuoi mostrarci la copertina. Sì, è questo qui. Eccolo Eccolo qua. qua. Allora, La linea della notte è ambientato in un luogo che ha una storia molto lunga e molto complicata, perché stiamo parlando delle due sponde dell'Adriatico. Una è quella della Puglia, l'altra è quella dell'Albania e del Montenegro. E la linea può essere interpretata in due modi: la linea geografica, perché dalle sponde del Gargano riusciamo a intravedere le montagne dell'Albania, quindi la costa dall'altra parte è sempre stata visibile e accessibile. Da là, verso l'Italia, negli anni passati c'è stato il traffico di sigarette, quindi storicamente la ricordiamo per il contrabbando di sigarette, poi per lo sbarco dei profughi albanesi e ora in tempi più recenti quel traffico si è trasformato ed è diventato traffico di armi, traffico di eroina e anche traffico di esseri umani. Il tuo libro parte proprio da qui. I protagonisti partono da quella linea, cioè da una linea anche immaginaria, se vuoi, perché vogliono cambiare vita, vogliono andare dall'altra parte. Ed è anche appunto però così vicina geograficamente, eppure sono due mondi comunque completamente diversi. Sì, è proprio come dici tu, la voglia di reinventarsi in una vita. Cioè, la linea della notte, il concetto era proprio quello di cercare di sbriciolare un confine che poi è su queste sponde del mare, quindi insomma che si vede e lo si può fare anche sfondando quello che è un confine proprio psicologico dei personaggi, quindi sia temporale, geografico che anche insomma dei personaggi interno. E dall'altra parte del mare loro si ricostruiscono una vita perché tutto questo è possibile grazie ai traffici che mettono su, ma ai traffici nei quali si inseriscono loro, quindi tutta una serie di cose che sono possibili fatte in scala ridotta rispetto ai grandi traffici, che ne so, della Latino America o anche delle rotte, diciamo, migratorie diverse, però comunque lì loro si inseriscono portando il metodo vecchio delle sigarette. Perché uno dei personaggi l'aveva fatto il contrabbando degli anni, diciamo, degli anni del contrabbando, appunto, portando lo stesso meccanismo, quindi con gli scafi, con i gommoni, provando a inserirci dentro questo il business nuovo, no? Tentando, vanno a tentoni, le provano un po' tutte. Chiaramente il romanzo si cavalca delle situazioni reali, quindi non è che siamo, cioè non è così tanto romanzato, sono traffici che purtroppo esistono realmente. E anche quello dei migranti è stato provato a fare in questo modo, poi comunque era complesso. Però quello dell'eroina, ad esempio, è una cosa sottovalutata, soprattutto nella sua rotta balcanica, grazie anche, diciamo, a quello che arriva dall'Afghanistan e poi passa da lì. Insomma, i clan albanesi sono molto forti quest'oggi in Italia, in Europa, che insomma, anche per le alleanze che ci sono, soprattutto in Puglia. E quindi, diciamo, il romanzo cavalca questi scenari che sono veritieri, però diciamo, li rende possibili per tre outsider del crimine, quindi tre che si dovevano reinventare in qualche modo, vanno dall'altra parte del mare e ce la fanno. Insomma, provano a costruire, poi lo distruggono da soli questo impero, questo piccolo impero, però comunque ci provano. Ecco, i personaggi sono tre, diciamo, quelli che hai citato, sono Gino, che è appunto il contrabbandiere, poi ci sono
Roberto e Anna. Anna è una trans ed è la figlia di un camorrista, quindi ha un passato, è una trans sui generis, perché è una specie di picchiatrice, inizia la sua carriera criminale riscuotendo soldi, quindi è una che sa muoversi in determinati contesti e ha un carattere molto forte, molto decisa. E poi c'è Roberto che ha alle spalle un tentativo perlomeno di diventare pugile, quindi c'è anche questa compresenza nei tuoi personaggi di due aspetti. Da una parte una vita esibita, che è quella violenta, quella del crimine, quella partita anche da giovanissimi, e dall'altra parte anche una sorta di sogno mai realizzato. L'amico più caro di Roberto, che è Raffaele, avrebbe voluto. Sarebbe forse potuto diventare anche un bravo musicista perché sa suonare la chitarra, però non riescono a coltivare questi loro sogni e è più facile per loro inseguire i soldi facili. Sì, loro proprio vivono in funzione dei loro fallimenti, cioè loro questa struttura loro criminale aumenta sempre di più, fagocitandosi dei fallimenti che hanno alle spalle. Quindi, insomma, la lettura che tu hai dato è vera, cioè loro hanno questa doppia, insomma, questa doppia vita. Vabbè, come tutti, diciamo, come tutti in generale, però in loro è più accentuata perché hanno delle vite passate molto forti, quelle che disegnano, soprattutto in quello che avrebbero voluto fare, ma non ci sono riusciti, ma sempre a causa loro, cioè dentro è come se venissero mangiati da questa linea della notte che c'hanno sempre, che li spingono sempre verso altro. E quindi sì, cioè Anna sicuramente è quella che ha l'eredità criminale più credibile e quindi è quella che poi permette il grande salto in questo confine poroso che loro vogliono provare a sfruttare. Poi ci sono altri due importanti personaggi che stanno, diciamo, dall'altra parte della barricata, nel senso che dovrebbero stare dalla parte del bene, anche se bene e male, nei tuoi personaggi poi si accavallano e non sono sempre così nettamente distinguibili. Perché, per esempio, il magistrato inquirente dalla procura di Bari, Teresa Mineo, che ha come scopo quello proprio di sventare questo traffico di eroina dal Montenegro, è una donna molto complessa perché ha alle spalle una infanzia difficilissima, è figlia di una tossicodipendente e quindi quella che dovrebbe essere una battaglia di Stato per lei diventa una battaglia privata che la porta anche a commettere degli errori. Come è nato questo personaggio di Teresa Mineo? Il personaggio di Teresa Mineo è il personaggio che è stato il più difficile da tirare su perché per le mie corde, insomma, poi con l'editor col quale ho lavorato, Tommaso De Lorenzi, ci siamo confrontati sul fatto che comunque non potevano navigare da soli questi personaggi, c'era bisogno anche di chi, insomma, li mettesse un po' alle strette in qualche modo. Però il racconto era così, diciamo, piegato da questo confine, da questa notte, che anche chi era dalla parte del bene non poteva essere uno, insomma, e quindi è nato pensando che comunque questa era quasi una guerra per forza di cose personali, e quindi anche chi stava investigando aveva delle motivazioni altre, perché diciamo questi tre erano così ininfluenti da un punto di vista del traffico internazionale vero, che la Mineo aveva davvero investigato e anche incastrato, diciamo, i referenti politici importanti, però poi non era mai soddisfatta perché dentro aveva altro, quindi si è dovuta accanire contro dei tre sicuramente spietati, ma che contavano poco. Quindi lei ha iniziato questa guerra, diciamo, senza quartiere per focalizzarsi in particolar modo su Roberto, che le ricordava, diciamo, tutta la dannazione che ha dovuto vivere, tutte le ragioni per le quali poi è diventata magistrato. Ecco, poi i tuoi personaggi, vabbè, la trama è molto fitta, perché poi tra l'altro se li segui lungo più di 20 anni, diciamo, della loro vita, quindi è anche interessante vedere poi gli sviluppi nel tempo. Ecco, perché tu hai scelto proprio il Montenegro? Magari raccontiamo brevemente anche come si lega questo libro al tuo lavoro, perché tu dicevo prima sei un giornalista di inchiesta e ti sei occupato anche di traffici di droga, quelle che vengono definite le rotte dei Balcani e che sono forse quelle di cui si parla di meno, perché abbiamo questi
così forse abbiamo molto dalla TV le suggestioni dei Narcos del Messico, del Sud America, oppure dalla parte nostra, diciamo, della nostra sponda, quello della Camorra, dell''Ndrangheta, che per carità sono importanti. Però negli ultimi anni anche i Balcani hanno avuto un ruolo determinante. Certo, i clan dei Balcani, i clan serbi, i clan albanesi che gestiscono appunto le rotte della droga sono fortissimi, ci cioè sono i narcotrafficanti che adesso hanno la disponibilità economica insomma, maggiore nella parte diciamo, che racconta il libro. Allora, il Montenegro per due ragioni, una che si legava, visto che l'arco narrativo era di questi 30 anni, no? Di questa parabola criminale, quindi che partiva dal contrabbando di sigarette, e questo, il punto di contatto era proprio il Montenegro, anche per le condanne che ci sono state a livello anche politico internazionale, dei referenti politici dell'epoca, insomma. E quindi era interessante perché sostanzialmente, nonostante questo è il segreto di Pulcinella, che Montenegro, insomma, la politica locale faceva, diciamo, business su questo contrabbando, no? Anche con le aziende di sigarette e quant'altro, ad oggi è comunque un terreno molto facile per chi si vuole rifare una diciamo, carriera criminale per la facilità di accedere a tante cose, penso solo al passaporto, anche ai conti bancari, insomma. E quindi insomma, era interessante immaginare questi tre che ripercorrevano diciamo, il passato criminale o comunque quella che era stata la storia criminale di uno dei tre. Anche perché là è pieno di anche di, cioè, c'è una storia anche di latitanti Montenegro italiani di quegli anni che hanno vissuto lì la seconda vita, la pensione criminale l'hanno fatta lì molti, e quindi insomma, il Montenegro nasce per quello. Sicuramente alcune delle informazioni che ho avuto la fortuna di prendere nel lavoro che faccio generalmente di giornalistico mi hanno permesso poi di avere di strutturare qualcosa di più credibile anche in Montenegro, che non è così lontano da quello che potrebbe essere. Ecco. Nella realtà per tre come Gino, Roberto ed Anna. Certo, poi come sempre succede, le cose che ci sono più vicine sono quelle che meno conosciamo, magari Sì, nel... anche forse per pudore, forse per paura, o forse perché comunque sono cose che riguardano il nostro vicino di casa, cioè comunque tutta la questione Montenegro, l'Albania e quant'altro, le sue rotte sono qualcosa che, ad esempio, in Puglia è difficilissimo anche ad oggi affrontare il tema criminalità legato a quell'aspetto, perché sembra sempre fenomeni, diciamo, slegati, invece, purtroppo, fa parte di tutta la stessa logica. Bene, allora io invito davvero i nostri lettori della passione, se vogliono scoprire anche questa parte, divertendosi, perché poi il tuo romanzo è costruito proprio con gli stilemi del giallo, del poliziesco, quindi si legge molto volentieri. La linea della notte, ricordiamolo, Rizzoli, Lorenzo Girotti. Io ti ringrazio Grazie mille e ti a te. aspetto per il prossimo romanzo. Grazie, magari, grazie mille.